Questo canale è dedicato a chi desidera trasformare la propria seconda metà della vita nel periodo più interessante, evolutivo e pieno di significato di sempre. Ecco perché in questo video ti parlo di autodisciplina e lo faccio attingendo alla saggezza di Marco Aurelio, uno degli imperatori più rispettati e stimati della storia. Marco Aurelio governò Roma dal 171 al 180 d.C. Nonostante le responsabilità immense del suo ruolo, trovò il tempo per scrivere una serie di riflessioni che oggi conosciamo come meditazioni. In questi scritti ci offre preziosi insegnamenti riguardo all'autodisciplina, che è la virtù essenziale per chiunque voglia vivere una vita vissuta appieno, sana, lunga e felice. Ecco 10 dei suoi insegnamenti più importanti sull'autodisciplina, che possiamo applicare direttamente nelle nostre vite quotidiane. Insegnamento numero 1. L'autodisciplina inizia trovando il proprio scopo. Marco Aurelio scrive: «Sto facendo le cose per cui sono stato portato al mondo, di cosa mi posso dunque lamentare?» Marco Aurelio credeva fermamente che ognuno di noi avesse uno scopo nella vita, un compito specifico per il quale si è venuti al mondo. Questo scopo è ciò che ci può dare la forza di impegnarsi a vivere, per alzarsi ogni mattina e affrontare la giornata con gioia e motivazione. Quando infatti si ha una chiara comprensione dei propri obiettivi e di come ogni attività si inserisca nel quadro più ampio, si è molto più propensi a fare, indipendentemente dalle difficoltà che si possono incontrare. La vita può essere paragonata ad un viaggio e a volte può capitare di trovarsi con una gomma a terra. Ma se si sa dove si sta andando e perché ci si vuole andare, non c'è spazio per il dubbio. Si cambia la gomma il più velocemente possibile per poter proseguire il viaggio. Si fa il necessario, indipendentemente da quanto ci si possa sentire stanchi. Ecco perché la più grande fonte di autodisciplina è avere forte ragione per fare una determinata cosa. Insegnamento numero 2. Conta su te stesso. Marco Aurelio consiglia: trasforma il tuo desiderio in pietra. Placa i tuoi appetiti. Mantieni la mente centrata su te stesso. Trasformare in pietra significa rendere l'obiettivo solido, fermo e inamovibile. Non dobbiamo infatti permettere che le distrazioni quotidiane, i bisogni superficiali o le emozioni momentanee ci allontanino dal nostro percorso. Ma dopo aver identificato un solido obiettivo, viene il momento di costruire un piano d'azione per raggiungerlo. Non basta infatti impegnarsi nei confronti del proprio grande obiettivo di vita, ma bisogna anche impegnarsi in tutte quelle azioni che sono necessarie lungo il percorso verso quell'obiettivo. L'autodisciplina è la capacità di motivarsi ad agire indipendentemente dal proprio stato fisico, mentale o emotivo. Insegnamento numero 3. Presentati ogni giorno. Marco Aurelio dice: devi costruire la tua vita azione per azione. Nessuno può impedirti di farlo. È interessante sapere che anche dopo aver trovato un solido scopo e pianificato come raggiungerlo, il 95% delle persone fallisce i propri obiettivi. Falliscono perché mancano di perseveranza. Marco Aurelio afferma che invece dovremmo essere costanti, coerenti e allineati agli obiettivi. Ciò significa impegnarsi ogni giorno nel lavoro che porterà al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Il semplice atto di dedicarsi giornalmente alla propria arte fa meraviglie. La dedizione serve a costruire la concentrazione e accettare il processo necessario per raggiungere qualcosa di grande. Si deve infatti lavorare innumerevoli ore prima di poter raccogliere i frutti del proprio impegno. L'autodisciplina non è altro che l'abitudine alla costanza nel trovare la motivazione per fare qualcosa ancora ed ancora, fino a farlo automaticamente e iniziare a vedere i risultati. La tua perseveranza di continuare è ciò che con il tempo ti trasforma in una persona disciplinata e forte. Nel momento in cui ti svegli la mattina, ricorda che un nuovo giorno è una nuova opportunità per forgiare il tuo carattere. Insegnamento numero 4. Pratica le difficoltà volontarie. Marco Aurelio diceva: dobbiamo disciplinarci nelle piccole cose e da lì progredire verso cose di maggiore importanza. Le difficoltà volontarie sono uno dei modi per costruire l'autodisciplina. Significa mettere costantemente se stessi alla prova e rendere la propria vita un po' scomoda. Facendolo ci fortifichiamo per il giorno in cui potremmo averne bisogno per superare delle difficoltà. Un esempio di difficoltà volontaria potrebbe essere saltare un pasto e andare a letto affamato per una notte, fare una doccia fredda, dormire per terra, lasciare il cappotto a casa quando fuori fa freddo o piove, o donare parte dei propri vestiti in beneficenza. Si potrebbe scegliere di rinunciare ai social media per qualche giorno o mettere lo smartphone in un cassetto. Facendolo abbastanza spesso, ti allenerai alla scarsità e alla difficoltà, e comprenderai che sei forte e che puoi convivere con entrambe se necessario. Insegnamento numero 5. Pratica la dicotomia del controllo.
Marco Aurelio afferma: hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai forza. Lasciarsi disturbare o infastidire da piccole cose è molto negativo per la propria disciplina. Hai un obiettivo, stai lavorando e poi pensieri e preoccupazioni ti deviano su qualcosa di esterno, che è fuori dal tuo controllo, ti fanno deragliare. La cosa migliore che puoi fare in queste circostanze è applicare la dicotomia del controllo sviluppata dal filosofo greco Epitteto. Questa filosofia aiuta a rafforzare la mente ed imparare a prendersi la responsabilità di ciò che è sotto il proprio controllo e ad accettare invece, senza farsi troppo coinvolgere, ciò che è fuori dal proprio controllo. La prossima volta che ti senti angosciato o distratto, chiediti: ho un problema nella mia vita? No? Allora non mi preoccupo. Sì? Posso fare qualcosa al riguardo? Sì? Allora non mi preoccupo. No? Allora perché preoccuparsi? Insegnamento numero 6. Non fare la vittima. Marco Aurelio afferma: fai il tuo lavoro senza lamentarti. Hai mai detto: sono nato così, è la mia natura, non ho mai imparato nulla di diverso, i miei genitori mi hanno dato un cattivo esempio, sono stato sfortunato, non sono riuscito per cause di forza maggiore, tutti fanno così. Queste sono scuse che le persone usano per giustificare il fatto di rimanere come sono invece che sforzarsi di diventare la migliore versione di se stesse. Se invece vuoi vivere appieno, felice e longevo, devi assumerti totalmente la responsabilità della tua vita. La mentalità del «non è colpa mia» è un nemico della forza mentale. Potresti non essere tu il responsabile della tua situazione, ma la tua vita dipende dalla tua capacità di determinare cosa è sotto il tuo controllo e prendere in mano quelle cose. Devi autodisciplinarti a vedere le cose in questo modo invece di ricorrere all'autocommiserazione. È certamente più facile scaricare la colpa sugli altri quando qualcosa va storto. Chi invece ha un certo grado di forza mentale è in grado di fare un passo avanti anche quando non è colpa sua e rimettere in carreggiata la situazione. Sii quella persona che interviene per risolvere, non quella che guarda dall'altra parte e attribuisce colpe. Quando vittimizzi la tua situazione, rinunci al controllo e ti sollevi dalla tua responsabilità e dalla tua possibilità. Insegnamento numero 7. Pratica la gratificazione differita. Marco Aurelio dice: sei nato forse solo per sentirti comodo? Oppure sei nato per vivere e fare cose? Non vedi le piante, gli uccelli, le formiche, i ragni e le api impegnati nei loro compiti individuali, mettendo il mondo in ordine al meglio delle loro capacità? E tu non sei disposto a fare il tuo lavoro come essere umano? Perché non corri a fare ciò che la tua natura richiede? La gratificazione differita implica la capacità di resistere e aspettare per ottenere ciò che si vuole. Immagina di essere a una festa di compleanno e di trovare vassoi di cibi deliziosi proprio mentre stai cercando di perdere peso. Se cedi alla tentazione e riempi il piatto di cibo, significa che stai rinunciando al tuo obiettivo per la gratificazione istantanea. Se invece riesci a resistere e trascorri la serata mangiando insalata e sgranocchiando carote, sarai ripagato nel prossimo futuro perché riuscirai a perdere quei chili di troppo, che tanto ti danno fastidio e rovinano anche la tua salute. Questa capacità di resistere alle tentazioni e mantenere i propri obiettivi è una componente importante dell'autodisciplina. Si tratta di rinunciare a ciò che vorremmo ora per ottenere qualcosa di meglio più tardi. Per esempio, una vita più sana, felice e longeva. Ciao. Insegnamento numero 8. Ignora i detrattori. Marco Aurelio dice: quando altri ti criticano, ti accusano o ti odiano, guarda dentro le loro anime, penetra dentro e osserva che tipo di persone sono. Capirai così che non c'è bisogno di essere tormentato dall'ansia per il fatto che possano avere una particolare opinione su di te. Ogni volta che condividi con qualcuno di avere obiettivi o scopi particolari e che farai tutto il necessario per raggiungerli, attirerai dei detrattori. I detrattori sono coloro che criticano, si oppongono o sono contrari. I detrattori amano dire no o mettere in discussione. Possono dire di amarti, ma hanno paura del progresso e dell'evoluzione, quindi sono contrari a tutto, e le loro opinioni possono destabilizzare la tua autodisciplina. È importante capire che permettere a te stesso di essere coinvolto dall'opinione negativa di qualcuno è tanto sciocco quanto arrabbiarsi per il tempo. È soltanto una perdita di energia. La voce dei detrattori non merita di essere ascoltata. I tuoi obiettivi meritano molto di più. Insegnamento numero 9. Trova persone sagge da emulare. Marco Aurelio consiglia: va bene socializzare con uomini di buon carattere, per modellare la tua vita sulla loro, sia che tu scelga qualcuno che vive ora o qualcuno del passato. È il momento di guardare all'esterno per trovare risorse che rafforzino la tua autodisciplina. Identifica i tuoi modelli di riferimento.
I tuoi modelli di riferimento potrebbero essere i tuoi amici, la tua famiglia, i tuoi colleghi o persone che hanno già raggiunto l'obiettivo che stai cercando di realizzare. Chiediti chi lo sta facendo adesso, chi ha già raggiunto questo obiettivo, chi ha padroneggiato con successo questa abitudine, chi ha realizzato con successo questo cambiamento, chi ha la necessaria autodisciplina in questo campo. Cosa posso imparare da questa persona che possa aiutarmi lungo il mio percorso? Prenditi del tempo per chiedere a queste persone come si sono autodisciplinate. Chiedi loro come hanno fatto a seguire costantemente specifiche azioni che le hanno portate al risultato desiderato. Poi usa la loro esperienza per aiutarti a disciplinare te stesso per realizzare i tuoi obiettivi. Insegnamento numero 10. Rivedi onestamente la tua giornata. Marco Aurelio riflette. Queste sono le caratteristiche dell'anima razionale: consapevolezza di sé, autoesame e autodeterminazione. L'anima che vuole evolvere verifica costantemente i propri risultati, raggiunge il suo scopo. Uno dei modi migliori per diventare più disciplinati è scrutare se stessi e trovare i propri punti deboli. Sii brutalmente onesto e osa praticare la retrospettiva serale su base costante. Ciò ti permetterà di diventare più consapevole di te stesso. Cosa ho fatto bene oggi? Dove sono stato messo alla prova nella mia autodisciplina? Cosa ho fatto male? Perché è successo? E soprattutto, come posso migliorare? Non essere troppo duro con te stesso. Abbi fiducia e compassione. La ricerca mostra che è proprio il perdonarsi, invece che il colpevolizzarsi, che facilita i processi di cambiamento nella propria vita. Pensa a cosa hai fatto bene, così che tu possa ripeterlo domani. Seguendo questi insegnamenti di Marco Aurelio, puoi iniziare a costruire una solida autodisciplina e trasformare ogni giorno, un passo alla volta, il tuo futuro verso una vita più significativa, lunga e felice. Il cammino verso una vita disciplinata e ricca di significato è un viaggio che dura tutta la vita. Non smettere mai di cercare, migliorare e crescere. Approfitta a piene mani della tua esperienza di vita vissuta per affrontare da protagonista il futuro, ciò indipendentemente dalla tua età. Grazie per aver seguito il video fino alla fine. Spero che gli insegnamenti dello stoico imperatore Marco Aurelio possano aver acceso una nuova luce sulla tua ricerca di un senso più profondo nella vita. Se hai trovato valore in quello che hai visto e ascoltato oggi, ti chiedo di lasciare un mi piace e di condividerlo con tutte le persone che ami e con coloro che credi possano beneficiare di queste conoscenze. Infine, se non lo hai ancora fatto, iscriviti al mio canale Longevity. Qui continuo a esplorare temi che toccano la salute, il benessere e la ricerca di un'esistenza più significativa. Grazie ancora per il tuo tempo e ricorda, la ricerca di una vita piena di senso è un viaggio che facciamo insieme. A presto!